RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia. Buongiorno, sono Edoardo Meruca, cioè Simona Gambero, buongiorno. Buongiorno. E questa mattina volevo parlare, in effetti lo abbiamo fatto noi direttamente in trasmissione ieri mattina, perché abbiamo ospitato anche la replica di una trasmissione che è ritornata ad andare in onda il lunedì alle 13, ma anche con le varie repliche settimanali, già consolidata, ben conosciuta lo scorso anno, che è Qui Ecologia. È una trasmissione che è curata dalla redazione di RLB e anche, devo dire, con l'apporto anche in studio delle persone proprio di questa grande azienda, di questa grande organizzazione che è Ecologia Oggi, e che ci indicano nel modo esatto, corretto, come smaltire i nostri rifiuti, anche dandoci naturalmente una mano in vari tipi di organizzazione. E oggi chi abbiamo in linea, Simona? E allora abbiamo il direttore generale di Ecologia Oggi, la dottoressa Rita Rachele Scalise. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Scalise, buongiorno, grazie per essere con noi e ben ritornata su RLB Radioattiva. Allora, parliamo... Grazie a voi, vi ringrazio di avermi di nuovo ospitato. Bene, bene. Di aver ospitato la nostra azienda. Allora, c'è questa bella iniziativa di cui tanto si parla nel corso di queste ultime giornate. Allora, queste iniziative ne avete parlato tante voi, ne hanno parlato tanti giornali, è un'iniziativa, diciamo, molto semplice. Nel senso, è come un palio, diciamo, ecco, i quartieri della città di Cosenza vengono messi in competizione tra di loro. Questa iniziativa nasce per volontà del Corepla, che è il Consorzio Nazionale degli Imballaggi per la Raccolta della Plastica, e appunto, come dicevo, è un palio, vince il quartiere che raccoglierà più plastica dal 6 ottobre fino al 27. È importante partecipare perché tutti i quartieri hanno la possibilità comunque di sperimentarsi in questa gara. E il quartiere che raccoglierà più plastica avrà in dotazione degli arredi urbani per la propria area, diciamo. Come avete già detto voi, come abbiamo detto sempre, le aree sono 7, le ripeto velocemente: l'area 1 è di Epopiglia, l'area 2 è Donnici e Borgo Partenope, l'area 3 è Centro Storico, area 4 Serraspiga, San Vito, area 5 di degli Stadi, Città 2000, area 6 Muoio Piccolo e Muoio Grande, area 7 Centro Città. Certo. Bene. Quello che noi chiediamo a questi quartieri è un impegno, un grande impegno, e vorrei lanciare anche un po' una sfida attraverso la vostra radio. Io ho sentito la trasmissione che avete fatto voi in studio, dove la vostra giornalista Maria Teresa Improta ha spronato certo. del proprio quartiere. Allora ho pensato, perché non trovare un testimonial in ogni quartiere, qualcuno che ci aiuti, un cittadino attivo, un cittadino che ha voglia di impegnarsi a cuore, certo. questa sfida. Ecco, quindi io vorrei lanciare questa sfida attraverso la vostra radio: se c'è qualcuno che è interessato ad aiutarci, diciamo, ad aiutarci in questa sfida, a fare cittadinanza attiva, noi siamo ben lieti di metterci in contatto con questo cittadino. E allora ricordiamo... Io a questo proposito sì. do la mia email, sì. cosenza@ecologiaoggi.it. Oppure il nostro numero verde che è già... Ecco, ma volevo chiedere una cosa. Ipotizziamo io fossi un abitante di una di queste 7 aree che sono in sì. competizione e volessi quindi partecipare effettivamente a questo concorso. La mia bottiglia sì. di plastica, piuttosto che un altro rifiuto di plastica, in questo caso come devo precisamente comportarmi? C'è una raccolta, sì. una raccolta diversa? Devo consegnarla a qualcuno? No. Ci sono dei no. segnali? No. Ce lo no, no. Allora, la raccolta va fatta normalmente il giovedì, quindi il rifiuto va depositato correttamente il mercoledì nella busta azzurra, ben pulito, schiacciato. Naturalmente trovate anche sull'articolo che ieri abbiamo fatto su Qui Cosenza sì, quali sì. sono gli imballaggi in plastica che rientrano in questa categoria. Questo è un concorso dedicato alle utenze domestiche, UD si chiamano, non alle utenze non domestiche che sarebbero le attività commerciali. Quindi cioè. Tutti i cittadini la sera del mercoledì possono depositare il loro sacco blu, e noi il giovedì lo ritiriamo, non c'è nulla di più se non l'impegno durante esatto. la settimana di mettere da parte questi imballaggi. E allora, anche perché il premio in palio è molto bello, soprattutto per i quartieri, e non solo per questo ovviamente si deve aderire al progetto. Io, oltre a lei che ha ricordato la sua email, ricordo anche che è possibile contattare noi allo 0984 40 Perfetto. 19 40 oppure scriverci a rlb@rlb.it. Grazie dottoressa Scalise. Sarebbe interessantissimo sì. avere dei testimonial anche importanti, vero. Non so, perché poi la raccolta differenziata, lo dico sempre, è come il calcio, coinvolge un po' tutti. È vero. E quindi noi abbiamo bisogno di
persone che ci aiutano. E l'ultima cosa che voglio dire, visto quello che avete fatto per noi, tutte le puntate dell'anno scorso, e questo è un progetto che deve aiutare ad emergere quei quartieri che hanno delle difficoltà, come via Popilia, l'ultimo lotto, dove voi conoscete benissimo la situazione, sì. Serra Spiga, San Vito, questo è l'obiettivo anche che quello Giorgio si prefigge, certamente. Di fare in modo che questi quartieri prendano consapevolezza dell'importanza del riciclare. Perfetto, noi la ringraziamo, ovviamente giriamo il nostro appello agli ascoltatori e ai cittadini. Grazie dottoressa Scalisi, una buona giornata. Ringraziamo pure noi di quello che fate e di questa radio che come dire, ha come scopo quello di informare e di formare i cittadini anche su tematiche ambientali. Grazie, grazie tante. Buongiorno, arrivederci. Grazie a voi.